Buongiorno. Cosa è successo? Allora, aspetto qualche minuto che vi colleghiate tutti. Datemi l'ok quando c'è qualcuno che oggi devo provare a stare ferma, giusto? Devo provare a stare il più possibile ferma. Allora, cioè da dove sta facendo la diretta quest'oggi la nutrizionista? Giuro che non sono in studio. Perché c'era un po' di sole e visto che c'era il sole, mi è venuta una bella idea. Siamo in mezzo al verde! Ci credete? La tua tocca è in mezzo al verde! Un po' di relax ci serviva, avevamo un incastro, abbiamo finito adesso la visita con Cristina e adesso sono qui con voi. Di cosa parleremo quest'oggi? Allora, sentite pure, scusa, le occhie. Allora, di cosa parleremo? Prima cosa, la prima cosa, l'ordine del giorno, avevo messo tre argomenti. Il primo era: per cosa serve la visita della nutrizionista a gennaio? Cioè, ma devo andare dalla nutrizionista a dir cosa? Che ho sgarrato! No, ma io ho preso peso. È inutile che vado adesso. Ci vado tra 2 mesi. Oppure, boh, è andata. Ero? Tanto, non l'ho seguita. Devo rimanere il più possibile, se non vi sembra di avere il mal di mare. Si dice tanto, non l'ho seguita. Spendo i soldi inutilmente. Sei sicura che sia così? Ti spiego il perché. Innanzitutto, per chi di voi c'è stato all'evento di sabato, come avete notato, ciao Carla, ciao Stefania, come avrete notato, le lotine che hanno raccontato il suo percorso non hanno detto che il loro percorso era, chiamolo così, infallibile, invidiabile e senza nessun ostacolo, come può essere un po' così, una camminata in mezzo al verde, puoi beccare un sasso, non può essere mai perfetto, altrimenti io dovrei prendervi tutti, portarvi in una bella isola deserta e dire: dai, adesso segui il mio piano alimentare, quando completi e raggiungi il tuo obiettivo, io ti riporto alla tua quotidianità. Ma secondo te funziona così? Il nostro obiettivo. Buongiorno Evelina. Il nostro obiettivo non è. C'è pure lo scoiattolino che mi ascolta. Vediamo se ve lo posso far vedere. Eccolo là lo scoiattolino. È scappato via. Non funziona così perché il nostro obiettivo è abituare la nostra alimentazione a quelle che sono, mettiamo così, la nostra quotidianità. Perché? Se noi decidiamo di seguire un piano alimentare senza incontrare nessuno, iniziando ad essere, mettiamolo così, asociali per almeno 4 mesi, arriverà proprio quel fatidico momento in cui improvvisamente ti troverai a cena da una persona che ti dirà: adesso mangiamo la pizza. E tu sei pronta lì quasi per scappare dicendo: no, mio Dio, ingrasserò, ho mangiato la pizza. Ma non puoi e devi stare lì a mangiare la pizza e dopo, in preda ai sensi di colpa, mangiare verdure e pane e acqua seriamente per una settimana. Non funziona così. Perché se pensi che tutte le mie routine che hanno raggiunto il traguardo del successo hanno fatto così, ti stai sbagliando. Se hai ascoltato bene, se ho seguito quelli che sono i racconti che ci sono all'interno del gruppo, ma anche chi, come Angela, come Chiara, come Mariangela, hanno raccontato che in ultimo c'era Chiara che diceva: io ho raggiunto l'obiettivo, dopodiché a Natale ho perso un po' le redini, ho preso un po' di peso, ma ora lo sto perdendo nuovamente. Sì, proprio così. Non siamo infallibili e ognuno di noi deve imparare a gestire queste situazioni. Anzi, è proprio lì
rendiamo il nostro percorso definitivo nel tempo. Altrimenti significa che iniziamo un percorso, ma al primo ostacolo ci fermiamo e cosa succede? Non andiamo più avanti, sì, ma non solo non andiamo più avanti. Torniamo indietro, esattamente al punto di partenza. Non è un solo tornare, cioè, boh, mi fermo, non perdo più peso. Torno esattamente a riacquisire tutto quello che ne è stato. Quindi il peso, il fiatone, il manessere, tutte quelle condizioni fisiche che mi hanno portato a dire no, basta, stop, adesso voglio stare bene, me le ritrovo improvvisamente tutte addosso. E lì è veramente lo sbaglio, perché lì significa che io non ho preso nulla e continuo a fare sempre quello che è lo stesso errore. Tornare inesorabilmente al punto di partenza, un po' come i giochi. Ti ricordi da bambino cos'era? Il Monopoli che diceva torna dal via, solo quello dava 20 euro ogni volta che passavi dal via. Non funziona così. Beh, 20.000 lire, ho sbagliato, mi sembra. Ops! Ho perso l'auricolare. Allora, ci siamo, mi sentite adesso? Quindi praticamente ritorniamo al via e ritorniamo dal via e ritorniamo a riacquisire tutte quelle che sono le nostre condizioni. Nel frattempo vorrei anche che qui ce lo racconta, perché non sono l'unica che lo testimonia. Voi credete che io, che io non abbia avuto nessuna difficoltà quest'anno per arrivare lì all'inaugurazione tranquilla? Ci ho lavorato un anno, dovevo essere 6 mesi fa l'inaugurazione allo studio. Ci sono arrivata dopo 6 mesi. Nella prova. Ma non è importante il tempo che ci mettiamo a raggiungere l'obiettivo, ma come lo facciamo? Buon pomeriggio, sì, ciao Carla. Quindi praticamente ognuno di noi deve trovare quello che è il suo percorso. Non parliamo quindi di una dieta, non a caso, ma di un percorso di benessere. Quello che abbiamo detto tutto il giorno sabato è esattamente quello, perché il percorso dietetico è finalizzato al faccio la dieta e ho perso peso. Il percorso di benessere mi permette di capire cos'è che mi ha portato ad acquisire il peso e a valutare anche quelli che sono i fattori emotivi che mi portano a mangiare in alcuni momenti e allo stesso tempo imparare a gestirli. E tutte le volte che io torno indietro, vedo che c'è qualcosa che non va, è lì che serve la mia visita. Non è il controllo del peso solo quando va bene. Perché fosse così, sì, è un buon punto di vista. Fosse così, ieri parlavamo con chi era? Ah, ieri Matteo. E mi diceva, da quando ho iniziato questo percorso, ogni volta ne una, però ha superato tutto e ha quasi raggiunto l'obiettivo. Il primo mese che ho iniziato per il percorso, praticamente mi è successo di tutto. E nonostante quello, dopo un mese è arrivato lì a dirmi, io ho provato a fare questo, non so come sia andata, ma io l'ho fatto. Lo stesso qualche mese fa, quando è tornato da me dicendo, io ho un problema. Lei mi ha detto che devo mangiare, ma io non ho più un orario in cui fare il pranzo. Può essere che io sia in azienda alle 2, come alle 5, come che io tutto il giorno sia fuori e non riesco a fare il pranzo. È lì che noi insieme abbiamo trovato la soluzione. E se lui lì non si fosse presentato in visita, lui sarebbe tornato indietro e avrebbe acquisito ancora più peso. Perché la sera il suo problema è che aveva il doppio della fame rispetto a quello che aveva precedentemente, perché stava a digiuno per 6, 7, 8 ore. E lì è esattamente quello il punto che le ha dato energia e superandolo lui si è reso conto che ce la poteva fare. Le ha dato l'energia per fare lo scatto. Non tutti abbiamo questo approccio, lo so. Gli sportivi sono più abituati. Perché? Perché ogni volta che lo sportivo inizia a fare una competizione ad allenarsi, sa che tutti i giorni si deve allenare per raggiungere un risultato. E se quel risultato non lo raggiunge, deve dare il doppio per poterlo raggiungere. Devo lavorare proprio esattamente su quei fattori che l'hanno portato a non raggiungere.
il contrario di quello che molti fanno solitamente. Dice: no, è difficile, allora aspetta che mi fermo. È normale che un cambiamento inizialmente comporta delle variazioni delle nostre abitudini, che comporta delle variazioni dal punto di vista. Sì, io continuo a muovermi perché c'è il sole, ma un po' freddo lo fa. Ero venuto a camminare insieme a voi, ma se mi muovo fa effetto mal di mare. E comporta delle variazioni, comporta che ci sono dei meccanismi che sono ormai consolidati, ma proprio per quello che sono consolidati nel tempo, sono esattamente molto spesso loro che ci determinano quelle variazioni di peso. Io il fatto che sia lì a cena e senza rendermene conto tutte le sere spilucchi un pezzo di formaggio. Quanto incide? Sì, mettiamo così. Dovessi decidere di questa sera vado a cena e prima e mentre aspetto cena mi mangio 20 grammi di parmigiano. Lo faccio oggi, lo faccio domani, lo faccio dopodomani, lo faccio ancora. Sono passati 7 giorni, magari anche 10. Dopo un po' io questa cosa la faccio senza nemmeno rendermene conto. Sì, ma il mio corpo invece in verità se ne è reso conto che ho aggiunto questa cosa. E a fine settimana quello inizia a incidere sul mio bilancio, non da subito. Se questa cosa la ripeto negli anni, per me è diventato un meccanismo involontario, dove non ho più il controllo e non mi rendo nemmeno più conto che io quella cosa la stia facendo. Un po' quando io vi dico mangia più lentamente, e tu dici, ma non riesco, perché? Perché il tuo meccanismo volontario è questo. È solo iniziando a fare un'azione differente da quello che è il tuo meccanismo normale che tu puoi distogliere quell'abitudine. E puoi dire al tuo corpo, stop, fermati. Adesso dobbiamo masticare. La stessa cosa succede con le nostre abitudini. E tutti i giorni abbiamo una marea di cose che noi facciamo in maniera involontaria col passare del tempo. E solo il 9% della nostra giornata, massimo 10, lo passiamo in maniera conscia. Ok, tornando a questo, quindi cosa ha a che fare questo? Che noi siamo abituati normalmente a intraprendere un percorso di benessere e il primo mese siamo lì super concentrati. Sì, quindi quel 9% aumenta, che dicevamo che facciamo delle cose volontarie, aumenta perché noi siamo concentrati come la prima volta che siamo in auto. La prima volta proprio che quando vai all'autoscuola e dici ora vai, sì, ora vai. E ora premi la frizione, acceleratore, esattamente come quello. E dopo, col passare del tempo, iniziamo ad essere un po' meno attenti. È lì che ritornano tutte quelle piccole abitudini che noi avevamo prima e senza rendercene conto. E inconsciamente dopo ci viene il dubbio, dice, ma com'è possibile? Sto perdendo meno. Il nostro meccanismo non è sto perdendo meno, boh, è andata, ma deve essere cosa sto facendo di differente rispetto a prima che mi sta portando a perdere peso. Quindi, cosa ho fatto di diverso a Natale che mi ha portato a perdere meno peso? Ho mangiato di più? Boh, è andata. Sono cosciente che ho fatto questa cosa. Non è necessario che debba espiare colpe per 365 giorni all'anno, quindi adesso vado subito a mettermi in sesto e inizio col mio percorso. Anzi, non inizio, continuo, perché in fondo non sono quei 10 giorni che fanno la differenza in un anno. L'importante è che io subito prenda in mano la situazione. Solo così posso intervenire e dire vado dalla mia dottoressa, lo gestisco e tra un mese ho già perso peso. Se no, altrimenti tutto torna come prima. Riparto dal via. E sarà come tutte le altre volte. Ogni volta inizio il percorso e dopo mi fermo. Inizio il percorso e dopo mi fermo. Perché? Qual è la differenza che può rendere un percorso definitivo rispetto all'altro? È esattamente il fatto che tu sia attivo e consapevole di quello che succede. Altrimenti, lavorare in maniera inconscia ci porta a fare una marea di cose del quale non ce ne rendiamo conto, e quando ce ne rendiamo conto è già perché il nostro peso sulla bilancia non scende da un po'. E continuiamo a dire, oh mio Dio, com'è possibile? Non funziona. Non è detto che sia così. Ci sono delle cose che
possiamo iniziare a gestire, capire e sbloccare subito la situazione senza far passare mesi. Quindi, questo è un video, aspetta che qua c'è un po' più di fango. Questo è il vero motivo per cui è importante che a gennaio ci sia subito il nostro incontro, subito dopo quello che è l'aspetto festività, cibo e con qualcuno, anzi con molti che sono stati all'evento, mi hanno detto: "Lo sa, dottoressa, cosa ho scoperto? È stato bello." All'inizio eravamo tutti così, tutti timidi. Dopodiché, al fine del nostro percorso, eravamo tutti amici e eravamo lì tutti insieme a sorridere e ci siamo messi a sorridere per gli extra che abbiamo fatto a Natale. È bello il sapere che non sono stata l'unica. Molti me l'hanno detto, è bello sapere che non sono stata l'unica, ma che ci sono altre persone che come me hanno fatto degli extra, ma allo stesso tempo si sono resi conto che possono gestirla e qualcuno ha raccontato che nonostante abbia fatto degli extra ha raggiunto l'obiettivo. Ecco qual è la differenza, ecco in parte qual è l'obiettivo del gruppo o di questi eventi che facciamo insieme. Il prendere spunto da quelli che sono i percorsi che hanno fatto gli altri. Perché nel nostro ideale siamo solo noi il problema, siamo solo noi che tutte le volte abbiamo dei problemi o siamo il caso difficile. No, ognuno di noi durante l'iter del percorso può avere delle difficoltà, può essere più o meno veloce e ognuno di noi deve trovare il suo incastro. E quello in fondo è il vero. E quello in fondo è il vero obiettivo, il capire come riuscire a ottenere nel tempo e il tutto lavorando alle radici e alla quotidianità. Quindi non solo un percorso di benessere che mi dicevo per 3 mesi inizio a mangiare così, ma inizio a iniziare una serie di meccanismi che manterrò per tutta la vita. E questo è il primo step. Quindi avevamo detto che oggi avevamo 3 argomenti. Me li ricordate qual erano? Il primo era perché è importante vederci adesso. E dopo lo chiediamo un po' a voi, chi c'è oggi? Carla, secondo te perché è importante la visita a controllo? Lo dici tu dal tuo punto di vista? Sto guardando se c'era ancora mentre aspetto, sto guardando se c'era ancora. Eccolo lì. Ci sono 1, 2, 3. 4 scoiattoli che saltellano, forse sono più di 4. Anche Luciana, ciao Luciana, ci sta guardando. Una mano gelida, faccio cambio di mano, almeno si raffredda anche l'altra. Mentre aspettiamo che Carla scriva, andiamo allo step numero 2. Eccola Carla, per ritrovare la direzione corretta e la motivazione. Benissimo, questo è un sunto di quello che un po' ci siamo detti. E quello che un po' viene fuori spesso da chi segue il mio percorso, cioè non vedo l'ora di fare la visita di controllo perché così mi rendo conto che riprendo quello che è la direzione, la motivazione. Ma questo è stato anche un po' un amplificatore. L'evento è stato un po' un amplificatore di questo. Tantissime persone mi hanno detto: il suo evento mi ha dato tantissima positività, tantissima carica, ha raddoppiato la mia motivazione, molti hanno detto, perché ho visto che non è una dieta, ma è uno stile di vita. Qualcuno è arrivato anche con un'ottica scettica perché continuava a sentire parlare di me, diceva: "Dottoressa Macri, dottoressa, mi continua a parlare di questa dottoressa Macri, per favore me la presenti così, perché non ci credo che sia veramente così." E dopodiché è andata a casa dicendo: "Sì, è vero, mi sono resa conto che sono tornata da New York con 2 chili in più e in meno di una settimana li ho persi, ma non riesco a raggiungere l'obiettivo perché i miei piccoli sgarri." Ok, quindi in quanto li abbiamo persi? Una settimana? Bravissima Carla.
adesso quando ci rivedremo andiamo a gestire quello che è il prossimo obiettivo. Ma Carla, New York è stato solo uno dei tuoi piccoli viaggi che hai fatto, ne hai fatti tantissimi quest'anno e tutte le volte mi hai portato, tranne quello che è New York, dei risultati dove tu perdevi peso. Me lo confermi? Quindi solo New York, perché stando via, stando in vacanza, non è il problema del cibo, perché noi ci muoviamo molto di più, siamo in movimento, anche se assaggiamo qualcosa di differente, è anche giusto, dobbiamo un po' goderci quello che è l'atmosfera. È anche una forma di cultura assaggiare anche quelli che sono i piatti locali. Così entriamo direttamente in contatto con quello che è il posto in cui siamo, che decidiamo di visitare. Tornando al discorso di prima, dicevamo, qualcuno è venuto dicendo, ma la tua nutrizionista, no, no, è inutile che mi racconti queste cose, non ci credo, e me l'ha scritto almeno due o tre persone, una persona mi ha detto, io continuavo a dire che lei avrebbe fatto questo e quest'altro e non ci credeva, è venuta una persona con me e andando via mi ha guardato e mi ha detto, ma veramente ha fatto tutto questo? Cioè, tu vuoi dire che la tua nutrizionista ti ha spiegato cosa mangiare, ti ha offerto il pasto, ti ha dato anche un ricettario e in più ti ha spiegato come gestire il tutto e hai anche il materiale da portare a casa? Sì. Adesso ci credo perché ce l'ho anch'io. Prima, me lo avessi detto prima, non ci avrei creduto. E qualcuno delle partecipanti che invece era da ospite mi ha detto, mi sono resa conto che il percorso che ha raccontato lei, io l'ho fatto in secondo piano perché ho perso peso in autonomia, ma mentre raccontavano le routine, io ero in empatia con loro, mi sentivo trasportata da questa emozione. E abbiamo vissuto tutti insieme questi racconti di ognuno con delle caratteristiche differenti. Oggi c'era l'ultimo messaggio, era quello di, sì, di una ragazza che mi diceva, adesso ho capito qual è la differenza tra una dieta e un percorso alimentare e sto consigliando lei, anche se non sono ancora sua cliente, sto consigliando lei a tutti quelli che mi chiedono di un'alimentazione perché ho capito cosa significa fare una dieta rispetto a quello che è il suo metodo e il percorso che lei insegna. L'altro giorno con qualche partecipante ci siamo detti che sarebbe bello organizzare una giornata insieme. È stato veramente bello. Ah, ecco! Brava Carla, mi dai il gancio perfetto, perché con la tua affermazione io mi ricollego al terzo argomento. Sì, io ho detto che oggi gli argomenti erano tre. Il primo era il perché era importante vederci a gennaio. Il secondo era un po' il riassunto dell'Open Day, ma questo è collegato all'Open. Mi sono scordata di dirvi una cosa, ma lo sapete perché io sono in mezzo al verde quest'oggi? Avevo detto che avrei dovuto fare un annuncio. Mi è piaciuto l'Open Day? E vi è piaciuta l'idea di stare tutti insieme, ho capito, vero? Me lo confermate per chi ha partecipato? Stefania, anche tu, anche se eri lontano e hai partecipato in maniera virtuale dall'Austria, anche tu puoi confermare che in parte c'eri. Sì, certo. E allora io oggi vi dico che l'Open Day era l'unico evento così, ma adesso arriva la bella stagione. E stare lì chiusi al caldo non è il massimo. Quindi, presto, sì, pronte? Presto si partirà con degli eventi un po' più piccoli. Quello vi ho detto che era unico perché è grande così. Gli eventi più piccoli si chiameranno Walk in Flores. Cosa faremo insieme? Quello che sto facendo io oggi, lo stiamo facendo oggi in maniera virtuale, perché io sono qui e voi siete da casa. Ma
libere perché presto, con la bella stagione, si partirà con delle belle camminate tutti insieme. Brava, camminare! Quindi, la parte formativa sarà affiancata dal verde, dalla natura, non poteva essere diversamente. Nel mio studio c'è tanto verde, però aggiungiamo anche l'effetto di una bella passeggiata all'aria aperta. Vi piace quest'idea? Ciao Daniela! Anche l'aperitivo. Vabbè, l'aperitivo lo facciamo dopo la camminata. Carla, ci ha trovato gusto da fare. Tu eri con l'aperitivo, giusto? Hai partecipato nel gruppo dell'aperitivo, se ricordo bene, Carla. Quindi Carla ci ha trovato gusto a fare l'aperitivo con la nutrizionista. Sì, certo. Ok. Allora, quindi ve lo aspettavate? Sì, alle 17. Ok, sì, mi ricordavo, avevo solo un dubbio perché è stato un giorno unico il mio praticamente, che è iniziato dalle 9:30, dalle 9 del mattino, anche un po' prima, anche un bel po' prima, e si è completato alle 20:30 circa, anche 20, anche 21. Dopodiché ci ha messo 2 o 3 giorni la tua nutrizionista a recuperare le energie e adesso siamo pronti. E di nuovo in diretta, perché vi mancavo un po', ammettetelo. Ci siamo visti in maniera ininterrotta dal 30 di dicembre, anche prima, dal 24 fino al 21 di gennaio. Abbiamo fatto qualche giorno di pausa e adesso siamo di nuovo qui. Dove? Io ho ottimizzato i tempi. Avevo voglia di camminare perché era una bella giornata, anche perché sono le 17 e come vedete c'è ancora il sole. Quindi le nostre giornate sono più lunghe. La nutrizionista ottimizza il tempo e va anche lei a fare una bella camminata. Sì, le dirette servono, non so mai l'orario. Questa è una cosa che adesso andremo, è uno dei miei obiettivi. Renderò le mie dirette adesso stabili, ad orari stabili. Nell'ultimo mese non mi era possibile perché erano veramente degli incastri tra le varie attività della giornata. Adesso che siamo un po' tranquilli, diventeranno un punto fermo e stabile della nostra settimana, in modo che tutti siate lì e sappiate che tot giorno e tot ora c'è la diretta con la nutrizionista. Facciamo così? Tra i buoni propositi del 2021, aggiungiamolo. Anche se è iniziato già da quasi un mese. Yes! Ok, allora, per chi si fosse collegato adesso, sì che collegherà tra poco, voglio sapere cosa ne pensate di tutto quello che è stato, di quello che abbiamo detto rispetto all'importanza della visita di controllo, in particolare in questo momento parliamo di quella post-natalizia, di quello che ho detto riguardo all'evento che lo so che moltissimi mi avete detto che vi ha fatto molto, ma molto piacere ricevere il mio ricettario, non ve l'aspettavate perché era l'effetto sorpresa, sapevo che vi serviva e adesso anche chi è meno tecnologico, quindi ogni volta dice ma come faccio a cercarle, ha lo strumento per poterlo fare. Sì, così siamo tutti allo stesso livello, ha lo strumento per rendere i suoi piatti belli e visibilmente e anche allo stesso tempo bilanciati. Quello è il nostro obiettivo, in modo che il nostro corpo lavori nel migliore dei modi. Dai, che la batteria regge? Sì, ancora regge? Non riesco a beccare lo scoiattolino, ve lo volevo far vedere, ma
Niente. Allora, sta correndo via tutte le volte che mi avvicino, scappa via da su. Niente, mi sono scordata, la prossima volta porto le noccioline. Gli mando due arachidi così pure lui gli facciamo fare lo spuntino pomeridiano. La tua nutrizionista l'ha già fatto, ma si è scordata di portarlo con gli per gli scoiattolini. Allora, dai, quindi io continuo la mia camminata. Vi aspetto tra qualche giorno per la prossima diretta. Vi ringrazio per la partecipazione. Partiremo presto di nuovo con sia, siamo partiti lunedì già con le dirette che raccontano le storie e presto ripartirà puntuale con degli orari fissi la rubrica Flores in pillole. Questo era un po' un Flores in pillole, in più c'era il bonus legato a tutti quelli che mi hanno detto: ma dottoressa, anch'io avrei voluto partecipare, ora come faccio? Ah? Bene, adesso che lo sai, siamo con largo anticipo, non trovare più scuse. Sai che presto partirà e inizieremo a camminare insieme con Walking Flores, quindi mettiti subito in movimento. Grazie Carla, grazie Stefania, grazie Daniela, grazie Evelina, grazie. Aspetta, non vorrei scordarmi qualcuno. Grazie Luciana, visto che c'era qualcuno che mi ricordavo. E insieme vi saluto, vi do un abbraccio e a presto dalla tua doc. Ciao, buonasera a tutti e buona giornata.